Ospiti alla mostra di Enna Villani, 25 opere a parete. La prima domanda, che più che una domanda è una riflessione che noi vogliamo fare con Enna e insieme ad Enna, è come riesce a trasporre la sua fantasia nelle proprie opere? Vabbè, diciamo che parto più o meno sempre da uno spunto di un qualcosa che mi ha stimolato, insomma, che mi ha interessato, che mi ha incuriosito, eccetera. E non saprei dire nemmeno come, insomma, in qualche modo nasce poi il quadro. Quindi, basandosi su un fatto realistico, come una tecnica realistica pittorica, però trasfigurata, diciamo, perché non copiare la realtà così com'è, insomma, è stato già fatto, non significa niente. E poi penso che questo è il punto della personalità, insomma, quello che può dare lo stile pittorico di ogni artista, che ognuno è diverso uno dall'altro. Quindi penso che il modo migliore proprio per essere artista, per dipingere, per esprimersi, di cercare in sé la propria personalità senza diciamo, doversi cercare di copiare l'uno, l'altro o fare delle cose. Enna, se tu dovessi descrivere la tua cifra stilistica, un discorso che facevamo prima, no? Tu che cosa diresti? Come ti inquadreresti? Si potrebbe definire un post-impressionismo, insomma, una nuova figurazione, un figurativo, neofigurativo. Penso che così a questo si può accostare, diciamo, la mia pittura. Quindi, pur essendoci una grande varietà, poi, se vediamo di colori, di intonazioni, cioè di temi trattati, pure alla fine, insomma, almeno quello che mi hanno sempre detto gli altri, dice, la tua mano si individua, insomma, si capisce che è un quadro tuo, pur essendo, cioè non è che sono, come dire, monotono, potremmo dire, cioè più o meno scegliere fare tutte bottiglie, tutte scarpe, capito? Cioè, mi piace spaziare, mi piace molto la figura, mi piace il paesaggio, ma mi piace soprattutto dare un'emozione. E poi penso che il paesaggio va umanizzato, perché cioè quasi come se fosse una figura, insomma, io la concepisco così. Ecco. Figlia di tal padre, e parliamo del maestro Gennaro Villani. Capita sovente che quando si intervista Enna si faccia anche riferimento al padre. Enna, io ti immagino piccolina che tratteggi, disegni inizialmente e papà ti osserva, però non facendosi scorgere. Sì, vero? Sì, raccontaci un po'. Assolutamente, no, io fin da piccolissima proprio, senza che nessuno me lo dicesse, perché mio padre pittava per conto suo, eccetera, però probabilmente dentro di sé si compiaceva. Io mi mettevo sopra uno sgabellino appoggiandomi su una sedia antica che tengo ancora a casa, eccetera, e disegnavo. Io ce li ho tutti questi disegni, diciamo, dai 3-4 anni in poi. Pensa un po', uno l'ho pubblicato pure nel mio profilo, e sono dei soldati stranissimi, insomma, un po', non so se l'hai visto o no. Non ho una prova di vedere. Vabbè, te lo mando comunque. E quindi c'è stata questa visione, diciamo, un po' deformata, perché comunque era una bambina, però comunque c'è una sua arguzia alla fine, questi soldati in grigio verde uno dopo l'altro che sfilano. Sì, chissà in che modo avevano colpito la mia fantasia, insomma, diciamo che poi era
del primo dopoguerra. Sì. Ricordo anche quell'opera di Gennaro Villani, il maestro, ricordo con affetto, appunto quell'opera dove si intravedono i militari italiani. Sulle quattro giornate di Napoli. Sulle quattro giornate di Napoli, è veramente un composé che rispecchia, ecco, la realtà. Gennaro Villani ebbe a comporre con la massima precisione sia le uniformi che i gradi, l'elmetto, qualsiasi cosa potesse riportarci a quel periodo delle quattro giornate era fedelmente riprodotto, cosa che io veramente rimasi esterrefatto. Comunque questo è un quadro del 1943, cioè lui fu l'unico pittore che proprio in tempo reale, insomma, dipinse questo quadro, proprio all'epoca degli avvenimenti, proprio le quattro giornate di Napoli, sì sì. Questo qua ce l'ho ancora, per fortuna. Grandi dimensioni. Sì, piuttosto grandi. Sì, 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 sì. Quasi un metro per un metro, 90 per 90. E ritornando appunto a quel periodo, al tuo essere una fanciulla, respiravi aria d'artista in casa, perché anche mamma poi. Sicuramente. Ecco, noi non mamma, dobbiamo. Dobbiamo parlare anche di mamma. Mamma, la mamma di Ena Villani, anche lei era un'artista. Oddio, all'epoca le donne. Ecco, all'epoca le donne erano sempre in subordine agli uomini. Tante donne di valore non riuscirono ad esprimersi proprio perché c'erano questi mariti, questi uomini che il tempo così li faceva gestire i problemi familiari in questo modo qui. Parliamo anche di mamma. Sì, come no, con piacere. Allora mamma, per la verità, però purtroppo non ha avuto in vita, non ha avuto, cioè finché era vivo mio padre, insomma, non ha avuto un grande spazio, forse lui non l'ha molto incoraggiata o immessa nelle mostre, eccetera, però poi dopo l'ho fatto io, diciamo, un po' negli ultimi, lei era già anziana, ho fatto partecipare a delle mostre, ha avuto dei premi, insomma, però mamma si esprimeva pure scrivendo, insomma, da giovane, da ragazza, ha pubblicato delle novelle su dei rotocalchi dell'epoca, diciamo, lei era moderna, insomma, nel suo. Mentre mio padre, pur essendo un artista, era familiarmente tradizionalista, diciamo. Molto tradizionale. E come ha influito poi la pittura di papà e l'essere artista di mamma nella tua formazione artistica? Ma in effetti mio padre è morto quando io ero piccola. Quindi non mi ha dato mai consigli, non mi ha dato mai niente, non ha avuto nemmeno il tempo di darmi questi consigli. Lui mi lasciava fare, mi lasciava disegnare, dipingere liberamente, non mi diceva niente. E poi è morto mio padre e è subentrata mamma. E mamma mi ha seguito sempre. Diciamo, mi dava dei consigli, era pure severa, sì, quando c'era qualcosa che non la convinceva, diceva guarda che questo fa così, così, insomma, sì, era piuttosto severa, insomma. Dicevamo, tu vieni dalla scuola d'arte. Sì, dal liceo artistico. Dal liceo artistico, e quindi hai avuto anche una frequentazione con amiche, con amici, colleghi. Allora io vuoi sapere i miei insegnanti chi sono stati? Prima dei tuoi insegnanti vorrei sapere un attimino questi amici, la frequentazione tua, e se alcuni di questi sono diventati anche loro pittori famosi come sei tu. Allora, al primo anno c'era, come si chiama, Gianni Pizzani, eravamo insieme e devo dirlo perché non ci consideravano i due migliori in disegno, insomma, a me e a lui. Poi Gianni Pizzani in quanto uomo, in quanto maschio, insomma, avanzato in modo diverso e più. È arrivato alla direzione dell'Accademia di Belle Arti, esatto, di Napoli. Sì, per un certo tempo, sì. E poi chi c'era? Non lo so,
Bruno Di Bello, ma insomma, chi c'è? Bruno Di Bello ci riporta alla scuola del 56, Bruno Di Bello, San Giorgio Cremato, Sergio Fergola, anche un altro caro amico. Una buona annata, che ci stava più. Salvatore Paladino, ma non so se pure lui poi ha operato o no, insomma. Comunque, io poi ho avuto Spinosa per... Parliamo di Domenico. Domenico Spinosa, l'ultimo anno ho avuto De Stefano. Armando. De Stefano, sai che una volta disse tutto schifato, si può dire. Signori, disse, lui siete troppo bravo. Giuro, proprio quasi, però sia Spinosa che De Stefano in effetti presero alcuni disegni miei mentre ero proprio agli ultimi anni, diciamo, del liceo artistico, li incorniciarono e li misero in classe perché gli piacevano. Quindi parlando di... Altre fattarelle ci sono. Ma ne diciamo qualcuno. Parlando appunto dei colleghi, degli amici, abbiamo parlato anche dei docenti, dei professori, di Gianni Pisano, di Armando De Stefano, sì. Vabbè, no, Gianni Pisano era... Era coetaneo, mio, sì, coetaneo era, tuo. Sì, era in classe con me, insomma, che studiavamo. Sì. Poi cambiamo sezione. Insomma, ecco, certo. E che cosa hai preso e chi ti ha dato di più di questi tuoi maestri, di questi tuoi professori? Allora, devo dire che... Spinosa è stato un ottimo insegnante, cioè lui era riuscito come insegnante veramente molto bravo, insomma era riuscito a portare tutta la classe, tutto il corso a un buon livello, anche quelli che erano proprio diciamo meno dotati. Spinosa l'ha avuto per tre anni, insomma. All'ultimo anno, e Stefano l'ha avuto solamente all'ultimo anno. Non lo so, io comunque studiavamo dal vero, insomma andavamo al museo, copiavamo le statue, cioè, però ecco, lui ci ha dato forse gli spunti utili per capire la composizione, ecco, diciamo l'armonia, la disposizione degli elementi in ogni quadro. E dopo un anno dopo il diploma ho fatto la mia prima mostra personale al Circolo Artistico nel 57, è stato l'esordio. Andò molto bene, devo dire la verità, fu proprio un po' un exploit, insomma, vendetti pure, insomma, ebbe delle... Poi allora c'erano, diciamo, questi critici veramente importanti, perché c'era Barbieri, Schettini, Girace, Paolo Ricci, successivamente Salvatore Di Bartolomeo, Guido della Martora, ecco, e c'ho tanti articoli proprio di, diciamo, che ti davano veramente soddisfazione quando tu facevi una mostra, venivano, si guardavano tutta la mostra, si appuntavano, insomma, le opere che gli interessavano di più. E poi ti facevo un articolo sul quotidiano, magari pubblicando anche l'opera, quindi ben diverso da quello che si può avere oggi, vero? È vero. Vero. E adesso la curiosità, tu prima hai innescato il meccanismo appunto della curiosità, e qualche chicca, raccontaci qualche cosa che... ci faccia sognare, perché ora non sogniamo più, ormai... Il sogno è dentro di noi, per fortuna, perché così ci salviamo, insomma. Io credo, il fatto di avere dentro di sé la fantasia, la capacità di sognare, la capacità di immaginazione, eccetera, per fortuna... tiene fuori, diciamo, tutta questa realtà quasi riconoscibile che c'è oggi. Quindi, niente, cose di che periodo? Ci sono le cose comiche che succedono nelle gare di pittura estemporanea, sì, per esempio. Sì, sono, sì, sì.
successe delle cose. Una volta, per esempio, che ho fatto tante di queste gare di pittura estemporanea in Costiera del Sorrentino, altri paesi, eccetera. Una volta stavo con mia madre, che poi mi accompagnava, e stavamo mangiando, insomma, il quadro è stato già completato, eccetera. Mentre stavamo appunto, vidi due persone, due paesani, che erano un paese, non mi ricordo, che si avvicinavano tutti sorridenti e però un po' esitanti. Ah, e il quadro che era fresco ancora, io l'avevo appoggiato al muro, insomma, vicino a me, diciamo, dove stavo mangiando all'aperto. Questi casi si avvicinarono e si guardavano fra di loro, volevano domandare qualche cosa. Poi alla fine uno dei due si è deciso e disse a me, dice, scusi, si può visitare? Allora disse, accomodate, entrate nel quadro se potete, visitatelo. Ok. O altri fatti strani, insomma, va bene. Ma la donna... Un altro che è troppo forte, che uno che parlava con mia mamma, mentre io stavo dipingendo, mi ricordo a Casoria. Io dipingevo dall'altro lato della strada, c'era la macchina e mia mamma che aspettava là. Si avvicinò uno e vidi che parlottavano fra di loro a lungo. E poi questo, poi mamma forse ha detto il numero, perché lui aveva chiesto il numero di telefono quando abitavamo al Vomero ancora. E poi questo qua mi chiamò, dice, ho parlato con vostra mamma, dice, vorrei un quadro. Molto essere una cosa speciale adesso, un quadro, ma non si riusciva a capire questo quadro come doveva essere. Dice, ma voi dovete farlo proprio una cosa meravigliosa, deve essere così. Dico, ma ditemi come lo volete questo quadro. Dice, sapete quei bei quadri che stanno nelle pescherie? Dice, con la luce azzurra. Sentite, io un quadro me lo faccio con i pesci, con il mare, con l'ambiente, ma allora luce ce la mettete voi. Ma sai che sai a insistere, dico, ma visto che quadro vorrà, va bene, questo è un quadro che volevo, dico, la luce ce la mettete voi. Pazzesco, va. Dice, quanto dovrei pagare questo quadro? Allora era l'epoca, quando era, mi ricordo, 500, 600, no, di me, le lire. Cosa c'è? Dice, ah, dice, ma io per questa cifra mi accatto pure la pittrice. Dico, no, tu ti accatti la sorella, mamma, tutta la e questo è, insomma, vabbè, ci sono altre cose, sì, la donna, molto divertente, cose che... Come era vista la donna in accademia, la donna al liceo artistico, questa donna artista negli anni 50, no? Come era vista dall'uomo? Ah, questa era comunque... No, ma nell'ambito del liceo artistico, dell'accademia, eccetera, no? Però fuori dal liceo, l'accademia, eccetera, partecipando alle gare, ai concorsi, perché prima c'erano tanti concorsi, tante mostre a premi, e c'era, insomma, molta... delle difficoltà con i colleghi maschi, insomma, ecco, perché una volta mi capitò di, diciamo, di vincere un primo premio, vabbè, insomma, veramente sono capitati diversi, insomma, il primo, secondo premio, eccetera, comunque. E allora
capitò nello stesso giorno che ci fossero due premiazioni contemporaneamente in due posti diversi, non avendo il dono dell'ubiquità, ovviamente. E andai in uno dei due, all'altro chiese a mamma, dico, per piacere, vai a ritirare tu il premio in quest'altro posto. In quest'altro posto, non me lo ricordo perché sono tanto. I pittori maschi si sollevarono in coro, dice, non è possibile che una donna, c'è un altro fatto pure, possa essere avere il primo premio prima di noi, dice, quindi noi ci protestiamo formalmente, siccome c'era una cifra in denaro, era un premio acquisto, non lo so, più una coppa, loro spigliarono sta coppa, insomma così avevano protestato. Poi un'altra cosa che è capitata, in una delle prime personali alla Mediterranea, sai, quando c'era Lino Almendola, il padre di Saverio, eccetera, era una delle personali che ho fatto là, insomma, ne ho fatte 5 o 6 più o meno. Arrivò uno dei loro collezionisti, uno dei loro clienti abituali, e vide tutta la mostra, insomma, e fece un'osservazione con Nellino, con il titolare, dice, ma quanto è bella sta mostra, mi piace molto. Questi quadri mi piacciono, dice, me li comprerei, dice, veramente, dice, peccato che li ha fatti una donna, capito? Quindi dico, ma tu che ti devi mettere vicino al muro? Non certamente chi ha fatto, però questa fu l'osservazione, Barocci. I pregiudizi del tempo, perciò io dicevo appunto questo, insomma, perché si è sempre riconosciuto il valore della donna, però la donna era invisa proprio perché non c'era quella forza morale di elevare la donna, non dico al di sopra degli uomini, ma almeno alla parità con gli uomini. Sì. No, quella è una forza morale che è mancata. È mancata in tutto il mondo per tanti anni. Fortunatamente noi in Italia abbiamo superato, ma in tanta altra parte del mondo invece la donna è ancora così. La donna è ancora in subordine rispetto all'uomo, e ci sono tante artiste che potrebbero emergere, però sono così, sono soffocate da questo manto maschile. Dipende un po' anche da dove, insomma, dove avviene, perché lo sentiamo, lo vediamo, insomma, non solo nel campo delle arti visive, ma anche in altri campi. Purtroppo, appunto, in alcuni paesi, insomma, sentiamo delle cose veramente proprio inaccettabili, insomma, la mancanza di libertà proprio, no? Che è veramente una cosa grave. Non lo so, io può darsi prima, ma non per questo. Escluse naturalmente quelle brave che ce ne sono, eccetera. Molte pensavano che la pittura femminile erano tutti fiorellini, le cose un po' graziose, debolucce, diciamo, e quindi, però vabbè, questo non credo che sia questo. Comunque io penso, uomo o donna che sia, insomma, l'importante è quello che l'artista mette sulla tela, comunicare. Diciamo, appunto, ecco perché era proprio assurdo l'osservazione di quel signore alla mostra, perché dico, che te ne importa chi l'ha fatto, insomma. Vabbè, era proprio, sembrava quasi inverosimile, però veramente fu così. Parlando dei disegni infantili, dei disegni quando io ero piccolino, eccetera, mio padre raccolse un poco quelli che gli piacevano di più, insomma, perché poi erano tanti, li mise in due cornici, erano disegni di fogli piccolini, quindi ce n'era una decina più o meno per ogni cornice, e mi fece partecipare a una mostra per giovani fino ai 30 anni. Nelle quali mostre poi c'erano dei pittori
degli espositori, che qualcuno è stato, non dico mio professore, ma insomma assistente magari al professore. E quindi io avevo 7 anni. Avevo 7 anni, era una mostra a premi e fui premiata. E mi presero in braccio e mi misero in piedi sul tavolo, perché se no nessuno l'avrebbe vista, insomma. Alla Galleria Forti, che esisteva in Via dei Mille, dove poi c'è stato per tanti anni As dei tappeti, quello, cioè queste due sale, diciamo, questo è stato l'esordio proprio da piccola, da bambina, insomma. Poi successivamente nel 57 invece è stato l'esordio al circolo artistico di cui abbiamo parlato prima. E poi ce ne sono state tante ancora di mostre, sia sì, di collettive, sì, che di personali, sì, sì. Anche mostre estemporanee. A Bologna, sì, un po' a Catanzaro, diciamo, un po' un pochino in vari punti, insomma, in Liguria pure delle personali, a Napoli, vabbè, la maggior parte delle. Però. E poi ho partecipato anche a delle selezioni artisti italiani all'estero. Quindi in vari paesi, anche molto lontani, insomma, diciamo in Kenya, in Brasile, in Santo Domingo, non lo so, le Seychelles, in vari posti, insomma. Quindi mi ha dato anche queste mostre, diciamo, anche l'opportunità di viaggiare e quindi di prendere naturalmente tutte le impressione, diciamo, di questi paesi, dei luoghi, della gente soprattutto, che poi è la parte più interessante, insomma, le tradizioni, il modo di pensare, tutto il resto, perché il viaggio arricchisce, è un grande arricchimento. Questo così. Senti, Ene, tu adesso da grande cosa vorrei fare? Ah, da grande? Niente, come fa? Questa la vittura, diciamo, forse qualche altra mostra, non lo so, per ora c'è questa mostra qui con i quadri che vedete, che diciamo sono un po' una piccola antologica, perché me l'ho fatta pure un'altra antologica al circolo artistico nell'80 con 60 quadri. Quindi anche qua diciamo sono dei quadri di varie epoche, di vari momenti, fino a qualche cosa proprio abbastanza recente. Ena, alle tue spalle abbiamo, sì, ecco, abbiamo Picnic, l'abbiamo chiamata così, vero? O Pasquetta. È un'opera veramente eccezionale. Grazie. E sembra scaturita appunto da un discorso scenografico. Sì. E descrivicelo. Va bene, allora questo è in effetti un quadretto campestre, diciamo, quindi una scampagnata, appunto quella che può essere una giornata di Pasquetta. Quindi ci sono le cosiddette tre maestre, diciamo queste popolane, che dopo l'auto pranzo e l'auto pasto portato lì, diciamo, stanno conversando, stanno spettacolando un poco. Poi c'è un ragazzino, vedi, che si volta a guardare questa coppia, diciamo, nella quale l'uomo sta cercando di convincere un po' la ragazza, la fidanzata, eccetera, insomma fa delle avance, cerca di fare qualche cosa. Poi abbiamo, e dietro l'albero c'è un ragazzino che li spia un poco di nascosto, è curioso, insomma, lui è curioso come. Poi un po' più avanti nel prato c'è anche una carrozzina, diciamo, dove probabilmente c'è un neonato che dorme, e due signori belli, molto nutriti, insomma, che fanno la pennichella, fanno il chilo, come il sonnellino pomeridiano. Ancora vediamo un ragazzino, se è un uomo, un maschio comunque, che fa pipì, insomma, nel prato,
si libera. E quindi poi tutti questi prati, poi più in là c'è una macchina che ha trasportato tutta questa piccola tribù, diciamo, a fare la scampagnata. E in fondo vediamo la città, insomma, in lontananza le case della città, lasciate per un giorno, per trascorrere una giornata in plein air, insomma, all'aria aperta. Quindi questo è il quadro Pasquetta o picnic, come lo vogliamo chiamare.